Benvenuti amici amanti dei libri, oggi qui in Sicilia finalmente il gran giorno è arrivato. Ci troviamo al Catania Book Festival e siamo fuori nel giardino del Catania Book Festival e ho qui con me l'autrice della CTL Livorno Editori. Abbiamo qui Cettina Costa, benvenuta. Grazie. Allora, ha qui con sé il suo romanzo La forza del dolore, che con tanta, ma tanta empatia ed emozione ha voluto parlare di una ragazza immigrata, il nome è Fiona, Sì. e ha dato voce a lei con questo suo romanzo, raccontando gran parte della realtà, ecco. Parlaci un po' di lei e dici cosa c'è di realmente accaduto, magari, e cosa invece magari è frutto della fantasia. Allora, intanto devo dire che questo libro è stato scritto da me più di un anno fa. Avevo appena finito la mia carriera professionale e quindi avevo tanto tempo a disposizione. Però ciò che mi ha indotto a scrivere questo libro è stato un incontro fortuito con delle ragazze africane che ho conosciuto nel corso della mia attività lavorativa. Loro erano molto piccole allora, erano minorenni, però avevano vissuto una vita veramente molto, molto forte che le aveva segnate. Oggi io le ho perse di vista queste ragazze, non so dove siano, però le voglio ringraziare intanto perché si sono fidate di me. E questo è un dato Significa molto tanto. importante, sì, è difficile per loro fidarsi di qualcuno perché devono superare i loro tabù nel mettere a nudo la propria vita. E poi perché mi hanno permesso di scrivere la storia di Fiona, che è un nome inventato, dietro cui si cela però una ragazza che è esistita veramente e che narra nel libro in prima persona la sua storia. La storia degli abusi che ha subito nella sua terra di origine, l'Eritrea, un paese dove vige tuttora una vera e propria dittatura che ha eliminato ogni forma di libertà. Lei. Una volta approdata in Sicilia, lei inizia un percorso di rinascita che avverrà grazie all'incontro con tanti personaggi che le vorranno bene e che sicuramente l'aiuteranno nel suo percorso. Volevo dire che alcuni episodi che io ho raccontato sono inventati, però sono innestati su questa storia vera che lei mi ha raccontato. Ed è giusto che sia così perché un romanzo è sempre una sintesi, un intreccio tra fantasia e realtà. È bello che sia così. Tu hai dato voce comunque a una ragazza che altrimenti non avrebbe potuto raccontare magari di sé a tutti noi. Perché scegliere la scrittura per esprimere, per raccontare questa storia? E cosa ti ha dato l'input di iniziare a scrivere questa storia? E cosa vuoi raccontare? Cosa vuoi che succeda con questa storia, un cambiamento. Beh, la scrittura intanto è sempre stata nelle mie corde, io ho sempre amato scrivere, però ripeto, dopo aver finito il mio percorso lavorativo, mi sono dedicata con passione a questa attività, anzi scrivevo testi poetici, adesso invece sono passata alla narrativa. Scrivere è l'appagamento di un bisogno, una sorta di voglia che io non capisco neanche da dove mi venga, di prendere carta e penna in mano e scrivere quello che mi passa per la testa. Un'esigenza E, dell'anima. sì, come dire, è come se io avessi un cassetto metaforico dove mettere tutti i pensieri, le impressioni, i ricordi che scrivo durante la giornata
e poi questo cassetto aprirlo nel momento in cui mi servono, nel momento in cui mi va. E poi scrivere mi dà la possibilità di trasformare le emozioni in parole, altrimenti queste parole, queste emozioni resterebbero chiuse dentro di me, essendo io anche un po' riservata. Inoltre mi fa compagnia nei momenti di solitudine che sono ovvi per gli esseri umani. Qual è il prossimo libro di cui vuoi raccontare a noi lettori? Cosa ha in serbo, ecco, per noi? Si tratta sempre di una storia realmente accaduta, o questa volta ti sei un po' allontanata dalla verità, dalla realtà, e hai dato libero sfogo alla fantasia solamente? Allora, ho in progetto di scrivere un libro su una donna. Il contesto è completamente diverso, però è una vita che si snoda lungo un arco di tempo piuttosto lungo. Ed è un personaggio, anche questo, realmente esistito. Ovviamente la fantasia qui ha anche un ruolo importante, come sempre. Se un domani tu avessi la possibilità di incontrare questa ragazza, Fiona, anche se non è il suo vero nome, cosa vorresti che lei ti dicesse e cosa le diresti te? Allora, in primo luogo vorrei che mi dicesse che ce l'ha fatta, perché questo libro è un messaggio di speranza per coloro che lottano per raggiungere migliori condizioni di vita. E vorrei che lei mi abbracciasse e che mi dicesse anche mamma, come diceva alla sua dottoressa. Eh sì, perché io ho avuto il piacere veramente di leggere questo tuo romanzo La forza del dolore, e posso dire che è molto molto emozionante, perché là c'è veramente una vita vera, c'è veramente tanta tanta storia e soprattutto tanta voglia di cambiamenti, e forse il cambiamento principale dobbiamo essere noi a farlo. Quindi con questo augurio che arrivi a tutti noi questo tuo scritto, spero che veramente questo cambiamento arrivi. Grazie, grazie mille. Grazie a te e alla prossima.